Vedi che quindi ormai, Luca, ormai, con Luca, è evidente che con Luca poi ne parliamo, abbiamo tempo un anno, quindi ci daremo da fare per risolvere qualcosa ancora da mettere a posto, anche perché sono 40 anni che sono nel calcio, quindi qualche idea magari potrebbe anche però, uscire. L'idea torniamo di partenza è buona però, è vero? Certo, una certo, grande iniziativa. Noi dobbiamo, evidente, bisogna ringraziare tutto questo gruppo che effettivamente da loro sono affiatati, perché io so che qualcuno stanotte non ha fatto la movida, ma la movida l'ha fatta qui a montare tutte queste cose, e quindi è un plauso e un applauso. Certo. Perché effettivamente lo meritano veramente. Certo. Tornando al discorso, alla domanda che mi ha fatto, io seguo logicamente solo la Lega Nazionale Dilettanti. È evidente che è un movimento impressionante. Abbiamo 1630 società, il che cosa vuol dire? Vuol dire un'infinità di partite, un'infinità di ragazzi a livello dai pulcini fino alla Serie D, perché oltre non ci andiamo, ne abbiamo già abbastanza. Comunque devo dire che il sano nella nostra categoria, ma categoria intendo dire proprio dai pulcini eccetera, per noi esiste e c'è. Non abbiamo niente a che fare con quelle situazioni che si sta creando e che si sono avverate ultimamente. Una cosa, parlando con loro, con gli organizzatori, ci siamo detti ridendo, un'iniziativa che potrebbe essere assolutamente, se tu sei d'accordo, clonata anche in altre realtà al di fuori di Morbegno con lo stesso tipo, diciamo, di format, è vero? Ma io volevo aggiungere appunto, noi quest'anno, dico noi ma loro in effetti, hanno giocato, quindi hanno fatto giocare le squadre al Sondrio Morbegno e a Dazio. No, qui deve diventare provinciale. Certamente diventa una cosa grossa, però loro hanno le basi. Quindi sono convinto che un altro anno si amplierà ancora di più, e ne sono convinto veramente che riusciranno veramente bene a fare il tutto. Ho tralasciato un attimo il calcio 5. Attenzione, il calcio 5 non è la ruota di scorta dei dilettanti, ma il calcio 5 è importante come è importante il calcio 11. So soltanto che il nostro presidente nazionale Tovecchio vuole veramente, e si dà da fare, per fare in modo tale che si sviluppi in modo importante il calcio a 5 in tutta Italia. Io devo ringraziare l'amico Lombella e logicamente l'amico Vincenzo Spadea che mi ha introdotti negli ambiti regionali quando ero appunto ancora presidente del Morbegno Calcio. Devo ringraziare Lombella per il fatto che lui è riuscito, grazie all'intervento appunto di Spadea, a sviluppare il calcio 5 in Valtellina. Io sfido chiunque in altra provincia. Quello che è stato fatto qui non è stato fatto in altre province più importanti. Vincenzo, visto che è stato coinvolto, una domanda: ma chi si avvicina al calcio oggi? I ragazzi che si avvicinano al calcio, secondo lei si avvicinano per divertimento o in gran parte perché sognano di diventare famosi? Allora partiamo con il discorso che lo sport più praticato in Italia è il calcio a 5. Lo sport che in un certo senso in questo è più giovane, oltretutto è l'unico sport della federazione che si può giocare a coperto e si deve giocare a coperto. Il problema qui sta semplicemente anche da parte delle istituzioni scolastiche che non mettono in atto quel principio che in un certo senso la FIGC ha già da diversi anni, e che come accade in Brasile, in Spagna, che i piccolini fino a 11 anni, a esordienti, fanno, e a giovanissimi quasi, fanno solo calcio a 5, attività di calcio a 5. Questo significa avere più tecnica, significa avere una preparazione anche diversa, e poi contemporaneamente è chiaro che tutti vogliono diventare campioni, però arrivi anche ad essere, arrivi ai giovanissimi, avendo anche una preparazione completamente diversa, una cultura anche calcistica diversa, anche nel senso, se voi avete notato, in tutte le partite, io sono da stamattina, ho visto le ragazze, ho visto i ragazzi, ho visto ragazzi, li chiamo anche quelli che hanno 40 anni e che sono presidenti e anche giocatori, e tutta la passione che ci mettono dentro, non c'è stato un attimo di litigio, non c'è stato mai un attimo, c'è sempre stato il fair play, quindi questo ci porta ad avere una cultura completamente diversa sotto questo aspetto. E signori, qui prima si parlava appunto di stipendi, di una cosa, qui il calcio a 5 si autofinanziano. Il mio problema ogni anno, come arriva in questo
in questo periodo sono le società che mi chiamano e mi dicono che sono in difficoltà per l'iscrizione. Lo sono in Valtellina, lo sono maggiormente a Milano, dove si radunano, si trovano questo gruppo di giocatori che si impegnano e formano delle società vere e proprie, magari con poche persone, ma si danno da fare e portano avanti, e almeno io da quando sono come responsabile delegato del calcio a 5, sono 7 anni e non ho visto una squadra ritirarsi. Beh, questo è bello, è importante questo. Certo che è importante perché ci mettono sulla passione, perché piace, perché io posso capire, ma vedere oggi anche qui alcuni genitori con i propri bambini che giocavano da stamattina, quando hanno perso la partita, che andavano a casa, erano dispiaciuti perché avrebbero voluto andare avanti. Questo qui è meritevole, certo, per lo sport, ed è meritevole per tutto quello che loro sono stati capaci anche di organizzare. Luca, i sogni, no? C'è chi sogna di diventare un campione di calcio, ma chi sogna anche di realizzare qualcosa come voi. Adesso che il sogno è realizzato, che l'evento è in piena corsa, è come tu lo immaginavi, ancora meglio? Cosa ci puoi raccontare? Ma il torneo, nonostante ci fossero più di 70 partite, non ha subito alcun ritardo per un grandissimo lavoro dei nostri volontari dell'associazione, che senza di loro non avremmo potuto veramente far niente. Certo. Io li ringrazio di cuore. Un lavoro di squadra, è il caso di dire. Di squadra, sì. Di lotte, di dolori, di gioie, e sono stati bravissimi tutti. Ora il gran finale è andato bene. Tra poco vedremo le finali. Adesso le vediamo. Sì. Tra poco vedremo le finali. Quanto è importante nel calcio anche la preparazione alimentare? Quanto è importante l'allenamento, ma anche il modo di nutrirsi è importante, vero? Ma direi fondamentale. Infatti prima io ho seguito il campione del ciclismo che tu prima hai intervistato. L'alimentazione per loro è fondamentale, ma anche nel calcio è importante, perché ovviamente vediamo anche dei ragazzini magari a 10 anni che sono in sovrappeso. Qui veramente il ragazzino invece esile, piccolo, ma che comunque è alimentato bene, e quindi anche i genitori curano quella particolarità, è importantissimo. Io ho seguito alcuni anni fa in Brasile, come diceva l'amico Vincenzo, i ragazzini che dai 6 ai 11 anni vedono solo calcio 5 sul cemento, li imparano e la tecnica esce. Ma anche l'alimentazione, mi dicevano gli allenatori, che è fondamentale per un proseguio per la loro attività. Bello, quindi anche uso di integratori, uso anche di tecniche, tra virgolette, anche di diete, tra virgolette, personalizzate, giusto? Sicuramente, appoggiandosi sicuramente a delle persone molto competenti e preparate, perché il fai da te secondo me non va bene, quindi un preparatore alle spalle ci vuole ed è importante. Vorrei aggiungere una cosa, poi ovviamente vediamo su che devi intervistare altri. Io vorrei spezzare una lancia. Allora, l'amico Diego, l'amico Vincenzo, che dobbiamo sempre proseguire e dobbiamo far crescere dalle scuole elementari, quindi dal settore giovanile scolastico, inculcare il discorso del calcio a 5. Non è vero che non ci si diverte, con più si tocca la palla più ci si diverte, quindi certo, è giusto che anche i ragazzini si divertano. Poi quando a 16-17 anni possono andare sul calcio 11, ben venga questo. Quanto è importante, se è importante, la famiglia nell'inseguire il sogno nel mondo del calcio? Ecco, attenzione, la famiglia è importante innanzitutto perché deve dare le basi al ragazzino, però bisogna anche sapere una cosa: papà e mamma devono a un certo punto limitarsi a fare determinate cose. Qualcuno ha detto, quando il piccolo gioca forse è meglio che sia orfano. È una parola grossa, però io ho visto, appunto l'esperienza c'è, che in alcune partite quando non ci sono i genitori i bambini giocano meglio, perché non sono assillati dalle varie, non parlo di insulti, ma arriviamo a quello. Quindi io dico, lasciamo perdere il discorso, i genitori sono importanti, ma solo fino ad un punto
importante. Intendo dire, quando i bambini giocano bisogna lasciarli giocare, non deve intervenire nessuno, perché altrimenti questi cosa fanno? Fanno tutto il rovescio quello che devono fare. Quindi io ho avuto tantissimi piccolini, anche perché sono stato uno dei primi a fare la scuola calcio Milan a Morbegno, anche se sono juventino, ma non vuol dire niente, per i bambini si fa quello e altro. Però a questo punto ho avuto il piacere di parlare con Baresi e con diverse persone importanti, però effettivamente la mia idea di dire i genitori devono restare un disparte quando i bambini giocano, effettivamente mi ha dato la consapevolezza che era giusto fare. Assolutamente. Beh, insomma, questa sera abbiamo imparato tante cose, abbiamo imparato di come sia importante per inseguire un sogno la preparazione, il talento, l'alimentazione, l'importanza di avere una famiglia, ma sempre fino a un certo punto, giustamente come dice lui, una volta parlavo con Bergomi, l'ex campione, e mi diceva: io quando alleno i ragazzi devo in realtà allenare anche i familiari, perché devono stare al loro posto, giusto? Un consiglio a chi in questo momento ha un bambino che magari ha, immaginiamo, 6-7 anni e ha magari appena incominciato a giochicchiare quest'anno in una squadrettina di pulcini, di bambini, come e che cosa possiamo dire a questo genitore?